cosa rappresenta la sentenza di Strasburgo? Beh, la sentenza di Strasburgo è una vittoria della libertà di stampa, quindi della libertà di tutti per essere informati. Ripercorrendo le tappe, che cos'era successo? Era successo che avevamo un fuori onda che non era stato intercettato da noi, cosa peraltro verificata anche nel processo, ma per l'aver messo in onda questo fuori onda siamo stati condannati. Siamo stati condannati nonostante sia nel primo grado di giudizio sia nel secondo grado la pubblica accusa aveva chiesto la mia assoluzione, per cui già una vicenda molto contrastata durante tutto il processo. E poi l'Europa ha ribaltato tutto. Questo cosa implica? Implica solo una soddisfazione morale e spero che implichi molto per tutti gli altri che si trovano nella mia stessa situazione. Non implica niente perché la pena era stata già prescritta e noi avevamo fatto solo il ricorso alla Corte dei diritti dell'uomo solo per una questione di principio. Che principio? Che cos'è che c'era in ballo proprio in termini di principio? In termini di principio c'era in ballo il fatto che la gente deve comunque essere informata, soprattutto quando è, nel nostro caso assolutamente quando un fatto è vero, cioè c'è un fatto vero, la gente lo deve sapere. Quindi l'Europa tiene più alla libertà di espressione rispetto all'Italia? Beh, a quanto pare assolutamente sì. Secondo lei è a rischio la libertà di espressione in Italia? Beh, la libertà di espressione in Italia è a rischio tutti i giorni, sempre, soprattutto perché passano quasi sempre informazioni che vengono artefatte o passano solo perché possono essere utilizzate contro questo o quella persona. In pochi hanno ripreso la notizia dell'avvenuta sentenza della Corte dei diritti europei. Perché secondo lei? Secondo me in pochi hanno ripreso questa notizia, che dovrebbe essere una notizia che in teoria dovrebbe far esultare tutti i giornalisti, perché è una vittoria importante. L'hanno ripresa in pochi perché non sapevano come affrontare il tema, non sapevano come poter sfruttare a loro favore una sentenza così eclatante, direi. In Italia è difficile fare una trasmissione come Striscia la Notizia e cercare di non imbattersi appunto in cavilli come quello in cui siete caduti con il fuori onda di cui stiamo parlando? Beh, in Italia è molto difficile perché ci sono sempre denunce contro denunce. Una delle cose che ha notato la Corte europea era come appunto questa condanna inflitta in Italia fosse un deterrente per l'informazione. Penso però appunto che il nostro non era l'unico fuori onda dato in onda. Prima di noi e con noi c'era Blob, che poi aveva ripreso lo stesso fuori onda, e noi però ci siamo impegnati per la libertà di tutti.